Spesso l'impegno di un'amministrazione non viene percepito nel giusto modo dal cittadino e talvolta viene distorto. L'esigenza di comunicare con il cittadino per informarlo nel giusto modo sull'attività significa crescere la consapevolezza che l'amministrazione sta lavorando nell'interesse della comunità. Nasce quindi l'esigenza per la pubblica amministrazione di adottare una vera e propria strategia di comunicazione. Un'amministrazione pubblica comunica con la corporate advertising, con il tono degli annunci stampa, con il linguaggio creativo e con l'adozione di strumenti di comunicazione innovativi. Tutte queste cose insieme costituiscono il positioning, cioè lo spazio che l'amministrazione pubblica intende occupare nell'immaginario collettivo dei cittadini. Serve pertanto una comunicazione innovativa a 360 gradi nel linguaggio, nell'adozione degli strumenti e nei mezzi di comunicazione. La comunicazione contiene in sé forti valenze informative, ma agisce con meccanismi differenti, poiché tende a creare emozioni e sollecitare risposte, feedback. In tale contesto rientrano le campagne a valore di attesa, che in sostanza investono sui cittadini, informandoli sulle azioni che l'amministrazione realizza e sui benefici immediati e futuri. L'attività di comunicazione, per essere efficace, deve essere programmata, flessibile, rapida, puntuale, avere continuità, catturare l'attenzione, stupire. Il messaggio è il cuore, il punto essenziale del rapporto che un'amministrazione pubblica intende stabilire con la comunità. I diversi messaggi devono essere tra loro coerenti e, tutti insieme, determinano l'identità. Il contenuto del messaggio deve rispettare alcune regole fondamentali. Chiarezza ed efficacia del contenuto. Il messaggio deve essere facilmente compreso da chi lo riceve. Gli argomenti devono essere ridotti in messaggi brevi e chiari. Ed inoltre deve essere efficace, cioè deve colpire l'attenzione del destinatario. Coerenza. Deve esistere una forte coerenza tra il messaggio e gli obiettivi dell'ente. La coerenza o meno fra i valori della collettività e le azioni dell'ente genera una simmetria o una asimmetria comunicativa fra pubblica amministrazione e comunità. Bidimensionalità. Il messaggio deve trasmettere valori positivi senza negare l'esistenza di quelli negativi. Razionalità. Il messaggio deve contenere una prevalenza di contenuti di carattere razionale ed oggettivo. Emozionalità. Il messaggio deve suscitare emozione, deve cioè agire a livello suggestivo. La comunicazione consente di recuperare forti margini di credibilità, evidenziare le positività di funzionamento dei servizi pubblici. Ridare fiducia alla comunità. Accanto alla comunicazione tradizionale, occorre costruire un insieme di azioni multiple tra loro sinergiche, integrate ed evidenziate nel piano a seguire.
Catania è una città che ha una grandissima tradizione nel campo della cultura, nel campo delle arti, e stiamo cercando con grande forza da una parte di preservare questi valori e dall'altra di cercare di recuperarli anche sotto il profilo strutturale.